Prima bacio il mio amore. Sai bene. Il più completo mai esistito. Di gran lunga. Lui no, bisogna dirlo. Lui. Posso parlare? Tutti. No, lui ha fatto. Adesso parlo io. Ecco, giusto. Adesso parlo io, perché è inutile che cerchi sempre di andare sotto traccia. Di progettisti ce n'è stato un sacco, ma lui faceva anche i motori, e tutti i tipi di motori. E che motori? E poi lui ha fatto la Formula 1, e poi ha fatto la Formula 2, ha fatto le gare di durata, persino le gare in salita, anche le gare in salita. Io era Scarfiotti che vinceva, però. No. Casoni, no, anche. Casoni. Sembrava un incidente stradale. E correva contro la Porsche, non correva mica contro Fagiolino. C'era il massimo dei massimi, dai. C'era il grande capo che diceva: ma come fa a vincere? Tal Deftor, purtroppo l'ho preso, lui si è ucciso con la Porsche. Volevo dirvi una cosa, e dopo dirò di te perché è una cosa. Per come è capace di parlare con Ter del Bale, per quello che è diventato ricco e conosciuto nel mondo, io in Argentina ho detto: ma io conosco Paolo Dall'Arco. Dai, ma fa culo, Mauro. A Indianapolis, anche solo al Solano. È veramente, è il più di gran lunga, il più completo che c'è. Di gran lunga, non c'è partita. Non allora, c'è partita. Se c'è un fatto in sera, fermo. A Sunandea, a dire di trovare gli ingegneri, i progettisti, allora tengo fuori a te, ma so che ho fatto, poi fuori a... Era prima che non mi ha fatto gli auguri, poi è venuto fuori lui. Ha un coraggio da leone, perché quando venne via dalla Ferrari parlò, ha detto le stesse cose che si potrebbero dire adesso. È vero? L'ho detto, l'ho scappato. Sì, io in realtà quelle cose, io non parlo con Turrini da quel periodo. Quindi non posso dire che non pensavo quelle cose e non l'aveva detta Turrini, però Turrini l'aveva lì, non doveva dirle, ha approfittato. Ero negli Stati Uniti una mattina, ma arrivano un sacco di, mi sveglio la mattina, un sacco di messaggi, chi diceva bravo, chi mi diceva. No, lui è stato assunto che io avevo detto. Non ti devi stupire. Quando io ho detto le dimissioni, perché volevo andare via perché il vecchio stava morendo, eccetera, tutto quanto, sai come hanno fatto loro? Sono venuti dei, non faccio i nomi, giù, comunque c'era anche Ghidella, e mi hanno convinto che io dovevo rimanere lì ancora 2 anni. Mi hanno fatto capire che se no mi avrebbero fatto una guerra. Ho detto: ma perché fare la guerra? Sto qua, non mi muovo. Per 2 anni non sono mai stato così bene come in quei 2 anni. Lavoravo poco, alla domenica era a casa, nessuno osava dirmi niente perché facevo una 4 ruote motrici che nessuno sapeva cos'era. Paolo Pozdurer, che per 2 anni e mezzo sono stato un signore. Proprio andavo a mangiare a mezzogiorno, ero libero la sera, non avevo l'angoscia. Lui mi chiamava, avevano fatto, non mi ricordo più, e mi diceva: ma te non dici niente? Ho detto: me sono anche, perché? Anche, figurati se parlavi con la figlia. Io invece tu non hai capito il casino e ti sei confidato. Ma io mi sono divertito parecchio. Sentite, io vi chiedo scusa, ma le 2 partirò via schioppettato. Però adesso è la mezza. Ho lasciato il peso.